Ragazzi, io sono Dav e oggi ragazzi siamo qui con Paladins, ma questa volta non saremo da soli, ma saremo in compagnia di Krios. Ciao a tutti. Quindi ragazzi, questo sarà un video particolare perché metà video sarà sul mio canale e metà video sarà sul suo. Ovviamente il suo canale lo troverete in descrizione perché... Sì, è un video collaborazione, possiamo dire. Certo, è uno dei primi video perché anch'io sono... quei video collaborazione sono un po' inceppato, diciamo, non li faccio mai. Poi con quale italiano... per me è la prima volta, quindi è un po'... impacciati un po' tutte e due. Sì, infatti. Che poi in realtà siamo 5 pre-made, però solo noi registriamo, quindi siamo noi due a parlare. Già mi hanno massacrato. Che bello. Ah, io utilizzo... sto utilizzando Victor, mentre il nostro Krios sta utilizzando Cassie e sono già morto. Cassie, e... devo abbassare il volume, tipo, che è altissimo. Anche io ce l'ho altissimo. Dove cazzo... ah, eccolo. Apri. È una Cassie a fianco. Oh, ma io ce l'avevo dietro. Ok. E oggi ragazzi, almeno nella mia parte di video faremo, come si chiama questa modalità, quella che dobbiamo conquistare il payload all'inizio e poi scortarlo nella base nemica praticamente. Non mi ricordo manco come si chiama. E ricordo che questo gioco è Overwatch dei poveri, cioè, come ho sempre detto. Sì, è Overwatch dei poveri, ma non mi ricordo come si chiama la modalità. Forse Siege è possibile. Vabbè, importante è vincere, ma... Certo. Ok, siamo in overtime. Ottimo, magari stiamo conquistando noi. Ma io sono fiacco, ma tanto. Oh, ok, ho ucciso uno, finalmente. Ok, c'hanno anche ultato. Anzi, non ci si due, va. Non ci credo. Oh, c'è un Victor sulla sinistra. Ottimo. Ma siamo sgravi, siamo. Sì, fortunatamente, perché di solito, come vedi, siamo tutti pre-made, no? Ognuno ha un ruolo. E quindi ci siamo allenati parecchio. È molto figo giocare con i tuoi amici su... non è che tipo ho tolto il ruolo a qualcuno. No, perché siamo solo in quattro, quindi cioè il quinto ci manca, capito, ogni volta. Quindi te puoi andare dove vuoi, di solito. Che tanto abbiamo un tank, un support, io vado, faccio danno e te puoi fare quello che vuoi. Ok. E tanto o due support o due tank o due danno fanno sempre bene, diciamo. Avete una Cassie dietro, quindi... infatti ti vedo che sto tipo, non ci sto a capire niente. Ho notato. E poi ho visto che tipo la loro Cassie si chiama Puffo 57 Level. Quindi, come si chiama? Puffo 57 Livello, italianizzato. Ah, Smurf, va, sì. Porca puttana. Come magari intende Smurf tipo di un tipo su LOL che... è Smurf di Overwatch. Sì, che bello. E poi loro hanno un champ orribile che si chiama Ying, no? È quella che fa i cloni, che... ok, a me mi ha fatto una laggata. Poi ti consiglio di comprargli gli oggetti perché te li sei dimenticati. È vero, c'hai ragione. Sono praticamente... infatti sono morto adesso. Che poi adesso, perché io non faccio video da un po' su Paladins, hanno aggiunto anche la kill tipo su Overwatch, la kill che... il player che ha fatto, diciamo, la kill migliore. A play of the game, ecco, tipo. Praticamente sì, l'hanno aggiunta anche qui. Oh, bene. E l'hanno palesemente copiato perché viene scritto play of the game e poi viene la scena. È parte la canzone di Overwatch, però. Praticamente sì, sarebbe figo. Un plagio incredibile, ma... ma io non so cosa comprare. Forse prendo il coso per... forse quello dei danni potrebbe andare bene. Se fai più danni. No, io ho preso qualcosa per ignorare gli scudi. Cioè, per fare più danni agli scudi. Ah, sì, buono. Perché noi stiamo scortando, mancano 30 secondi. Arrivo. Let's go. Ho bisogno vincerle tutte, eh? Vero. Fare 4-0. È pure troppo 2-0, facile. Ma proprio perfetto. È vero, visto che ci sono, i saluto anche Michele Trick, Exangere, vabbè, poi Giacomo, che ci stanno aiutando anche indirettamente. Sto bene. Ok, tanto mi compro un po' di item. Perfetto. Poi ho vinto anche un achievement che ho fatto 100 headshot tipo. La Madonna. Non è malissimo. Io manco... ah, è vero, e poi se noti, vedi che noi siamo tutti blu. Perché abbiamo comprato le skin tutte blu, se noti. Infatti siamo il team blu. Ah, siete proprio organizzati. Sì, abbiamo fatto apposta. Io sono l'unico qua che mi sa che sono rosso, io, giallo. Poi non c'è neanche la skin blu di Cassie, unlucky. Ah, peccato. Ok, io ho l'ultimate. Perfetto. Perfetto. Ovviamente ragazzi, se vi piacciono queste collaborazioni, ditecelo, che potremmo farne altre anche su altri giochi magari. Sarebbe figo. Sono stato one shotato. Ok, ci... ma che personaggi hanno loro poi?
Ma non hanno che. Ah, c'è sto cazzo di albero che. Sì, hanno l'albero, Cassie. Quella che fa i cloni, il nano con le torrette. E poi... È bello che sappiamo tutti i nomi dei champion. Vero, il nano con le torrette, minchia. E l'albero che, cura. Madonna. Poi tipo lì c'è il champ, quello là che sembra Anubi, chi lo chiama Anubi. Ma sbaglio o sono half loro, cioè? Sì, sono... Perché li stiamo colpendo tutti, perché sono tutti separati loro, noi andiamo in team, loro no. Infatti... Ah, ok, no, mi sembravano proprio half, invece, sì, infatti vengono... Ma forse il loro nano è half, perché non ha oggetti. Probabile. Mm-hmm. Poi, vediamo se lo troviamo. Vabbè, ci semplificano. Sì, meglio, cioè, non facciamo più punti. Sto facendo... Ma perché, che livello sei qua sul gioco? Io mi sa... Il livello basso. Sì, sono tipo il 10, neanche tantissimo. O forse 11, perché altro... Perché adesso, questo fine settimana o questa settimana, se giocate in pre-made fate più punti. Cioè ci sono gli XP dopo, tipo. Ah, l'hanno aggiunto adesso, proprio? Sì, sì, sì. Tipo questa... Tipo ieri l'hanno aggiunto, mi pare, l'altro ieri. E se giochi con i tuoi amici fai più punti, tipo... Se giocate in due raddoppiati, in tre triplicate, così via. Visto che noi siamo 5, facciamo delle peggio danni, possiamo dire. No, mi sa che comunque ci danno 10% in più, non tanto. Comunque sempre meglio che niente. Attento che ha ultato il loro Victor. Ho sentito Heroes Incoming e... Sto tipo... E poi ho sentito BOOM! Questo tipo... Eccolo, ecco. Madonna... Un altro personaggio che mi piace è Buck, mi sono ricordato adesso. Qual è Buck? È quello che... Ah, il pelatore, sì, col fucile a pompa. Sì, 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 Bizio, Bizio, ok. Io lo chiamo Bizio per ricordarmi. Come lo chiami? Claudio Bizio, sì, me lo ricordo. Claudio Bizio, vabbè. Perfetto. Che cazzo, mi ha sfruttato l'albero. Ma a me piace molto che ho comprato tipo un'oretta fa Androxus. Quello con Anubi praticamente. Quello con la pistola, molto potente. Sì, era McCree dei poveri? Sì, praticamente sì. Perché è una specie di Reaper unito a McCree, secondo me. Che vola, sì, è molto sgravo. Oh oh oh. Guarda, c'è Victor, si è messo nell'angoletto, ok, Madonna. Come c'è il loro support che sta facendo più danni di tutti. No, ma il loro support non è tanto bravo, cioè, sto a beccare. Manco se ne accorgo. Poi il nostro support, no, che è Pip, fa un botto di danni. Perché, tipo, questo gioco è sbilanciatissimo. Ci sono i support che talvolta fanno più danni dei... Ma, infatti, sì. Secondo me, però, prima erano più sbilanciati, perché hanno ridotto un po' i danni di qualche cento, secondo me. Ma io ho usato un support, non mi ricordo che cazzo era, che... C'è un sacco di danni. Vabbè, vabbè, ragazzi, è stata... Troppo facile. Una free win. Cioè, è stata incredibile. Adesso vi faremo vedere la... Non lo so. È probabile, non lo so. Smurf 57 livello, eccolo lì. Attenzione com'è il... Cioè, la prima volta che vedo la play. Sì, me ne sono accorto ieri e ho tipo... What? Ok, vediamo un po'. Che è sta novità? E qua mi ha preso pure a me, io manco l'ho vista. Minchia, ha fatto la strada. Sì, sì, la sto prendendo. Bella. Ok, ragazzi, quindi adesso probabilmente... Ci vediamo subito. Vedi? Adesso c'è anche... Ti fa vedere il best support, il best tank, il best danni. No, ci vediamo. Facciamo un'altra partita. Sì, adesso. Sì, adesso ci vediamo nella seconda partita, ragazzi. Ok, ragazzi, eccoci qui di nuovo nella seconda partita. Speriamo che vada bene come quella di prima, perché... Sì, speriamo di trovare un altro AFK, magari. Vero. E questa volta utilizzeremo due personaggi diversi. Lui utilizzerà Buck, che è tipo Claudio Bisio dei poveri, come abbiamo detto. Che è bellissimo. Mentre io utilizzerò Androxus, che è sto tizio qua. Che è un Reaper unito a McCree, come abbiamo detto prima. Ah, vai, vai. Sono carico. Anche io. E poi, se hai notato, ho anche trovato una skin in un baule. Infatti ho l'arma diversa. Infatti è particolare. Ma sta tartaruga, vabbè. La tartaruga è OP perché crea uno scudo. Da dove se le tirano fuori ste idee? Non lo so. Hanno abbastanza immaginazione. Ok. Che poi anche... Il personaggio mio dovrebbe tipo saltare in mezzo a tutti, no? Eh sì, perché sei una specie di mezzo tank. Mezzo tank che fa danno, tipo. Giusto? Sì, sì. Sono fucile a pompa, quindi più lo prendo da vicino, più... Più danni meglio faccio. E loro hanno anche Rukus, che come potete vedere è una specie di robot gigante con i tagliatori. Che è... Ma c'è Pip che mi sta scappando. Poi si cura pure. Dai, prendilo, prendilo. Vai, colpito. Let's go, perfetto. Ok, dai, ragazzi, madonna, abbiamo già conquistato l'obiettivo, siamo fortissimi.
Ma possiamo fare il team competitivo a sto punto? Siamo troppo bravi. Sì, appena abbiamo tutti i 12 cepeli, come si chiama. Ah, che palle questo. Madonna. Ma quel coso lì che mette le torrette, c'ha pure lui fucile a pompa, tipo, mi sa. Sì, è una specie di colpo di fucile a pompa, però che non è solo media distanza, ma anche un po' lunga gittata, penso. Aspetta. Oh, fa un sacco di danni, oh. Sto a morire. Con un 85 di HP sono vivo. Niente. Oddio. Ok. Ho gufato. Ottimo. Sì, è una specie di fucile tipo... Come si dice? Come si chiamano quei fucili che... Oddio, ah, mi sembra che l'ho viste. Cioè, sono quei fucili che non mi vengono il nome, ma ho capito quali sono. C'era un bottone qua dietro che... Infatti... Danni, oddio. Madonna, poi c'è anche di sopra scudi, madonna. Non esplode. Ma è un po' più sgravo. È un tempo che fa danni incredibili. Cioè, no, vabbè, qui sono sbilanciati un po' di cose, eh. Infatti... Facciamo un appello al gioco, ragazzi, devono nerfare alcuni personaggi perché sono troppo forti. Ok, ah, è vero, poi non ho spiegato le abilità di Androx, beh, sono facili. Con uno respingo i colpi nemici, come potete vedere, mentre con F faccio uno scatto in avanti che mi fa andare... Posso fare tre scatti in avanti per schivare i nemici oppure... Io mi sa che sono saltato in mezzo a tutti e mi fraggano, sì. Io. Mo a difendere il carro sono più bravi, eh? Sì, perché più altro hanno magari più organizzazione. Madonna, sono stato shottato. Hanno più organizzazione. A me mi si è buggato, oddio. Cosa è successo? Niente, non riesco a comprare gli oggetti. Ok, ce l'ho fatta. Ah, ok. Vabbè, abbiamo 40 secondi per distruggere questi tizi. Beh, oh, corriamo, corriamo. Sì, sì, sì. Il nostro tank è morto. Oddio. Beh, vedi, mi piace sta cosa che so, però non c'è che ti danno il... Il cavallo, che è molto utile. Sì, perché un problema che c'è su Overwatch, secondo me, è anche che appena spawni, magari ci devi difendere un carico, devi sei lontanissimo ogni volta. Cioè, devi farti mezza mappa a piedi e ci stai 3 giorni. Sì, infatti è una cosa che mi piace particolarmente in questo gioco. Aia. Puoi immaginare un robot. No, c'è questo tank che è troppo sgravo. È vero. Immagina un robot della morte sopra un cavallo, magari non ha molto senso, ma comunque. Ma quello con le torrette è un genio. Ah. Cosa fa? Si è messo le torrette sopra il payload. È difficile, ok. Siamo 1-1, si può vincere, dai. È già più complicato. Questa è un po' più di prima. Magari se continuiamo a conquistare. Sì, se continuiamo a vincere ogni primo round, vinciamo noi. Esatto, sì. Io ho l'ultimo, te quanto stai messo? Ah, oh, l'hai usato te, no, okay. Ma io sto facendo veramente schifo. Ah, anche io, ho fatto 6 kill e 3 morti, quindi... È orribile anche lì. Ok. Ok, la parte più facile secondo me è conquistare l'obiettivo, perché siamo ben organizzati. Adesso come minimo perdiamo, guarda. Ok. Loro possono pure vincere come hanno fatto fino adesso e all'ultimo tipo prendere il primo obiettivo. Sarebbe orribile come situazione. Ma no, sono troppo forti, cazzo. Ok, abbiamo ucciso. No, mi ha ucciso Victor, cavolo. Cioè, Pip mi ha fatto un sacco di danni da dietro. Perché la cosa bella di Pip è che ha un bazooka praticamente e si può curare, quindi. Sì, ad aria poi. È vero, tipo se siete tutti vicini Pip vi cura tantissimo. Sono piazzati bene. Oddio, cosa è successo? È attivato l'ulti, no? No, no, l'ha usata l'altro Androx, a caso. Ah, ok. Oh, cazzo, no. No, non si passa. Hanno conquistato loro, oddio. Si sono piazzati troppo bene, là. Ok, dai. Vabbè, possiamo difendere, dai. Non ci vuole niente. Il problema è che quel robot è fortissimo, porca miseria. Sì, c'ha 200 munizioni e può spararne tipo tutte per 5 minuti. Porca miseria. Dopo 5 minuti che inizia a sparare finisce. Non capisco Androxus perché a volte i colpi fanno dei danni mostruosi e a volte non fanno niente. Mi sa devi prenderceli tutti in testa, mi sa li devi prendere. Vabbè, che a volte tipo lo colpisco sul corpo e non gli tolgo niente.
A volte lo colpisco metà vita, cioè è stranissimo come c'è. Ma secondo me è meglio se stiamo vicino al payload. Sì, non, sì. Non andate là. Tanto qua lo pushano. Fortunatamente abbiamo un buon tank che stiamo tutti difendendo. Guarda questo che zompa. La miseria. Prendi questo. Ok, ho ucciso Pippo. È rimasto il robot. Mannaggia. Ma c'è anche il nano qui. Ok. Madonna, sono esploso. Mi ha smitragliato addosso. Sì, sì, mi è troppo sgravo. Aspettiamo un prossimo nerf. Infatti, ma secondo me appena nerfano un po' di personaggi, aggiungono qualche nuovo personaggio, diventerà fighissimo come gioco. Cioè, poi un'altra cosa bella di questo gioco è che ti si ricarica l'HP. Vero. Ma neanche dopo tantissimo, quindi. Ma poi sta questa cosa qui che all'inizio puoi farti la build anche con le carte, è molto bella secondo me. Ah, c'è un Pip vicino al carico. Comunque no, avevi ragione, se pigli in testa fai sempre male. Oddio! Let's go. Attenti, ha ultato. Oh, bella! Grande, bella, grande Drogoz. Mamma mia. Bella ulti quella. Infatti, io la mia l'ho sprecata. Se, vabbè, se Drogoz ulta sempre il loro tank, si vince easy. Sì. Ma cos'è che mi brucia? Ottimo, ho ucciso loro a drop. Aia, sono un pollo. Ci ha trasformato in un pollo, merda. Cazzo! Un mercoledì. Ho 100 di vita. No, stanno pushando, stanno pushando. Io ci provo, ma c'ho morto. Veramente pochi HP e passano. Cavolo. Il nostro tank è respawnato, sta arrivando. Perfetto. Buck non è una buona scelta. Mi sa che gli hanno fatto qualcosa. Per esempio, Victor gli hanno ridotto il danno. Buck forse. Cavolo. Ok. Cioè, Buck tipo, ho visto un po' di mondiali, possiamo chiamarlo così, sì. Lo usavano troppo. Infatti. Porca miseria. Vabbè, dai, dobbiamo assolutamente vincere. Cioè, abbiamo detto che era facile. Vabbè, questa partita. Se non vinciamo, una vinta, una persa. Sì, cioè, perfetto. Cioè, almeno una l'abbiamo vinta. Ci sta. Adesso, come minimo, facciamo un comeback. Manco XP. Ma tu l'hai provato le ranked su sto gioco? Pure? No, perché non ho tipo 15 champ al 5 o 12 champ. Ma secondo me l'hanno messe troppo. Cioè, non ci arriverò mai a fare. Sì, che 15 champ sono praticamente tutti a parte uno. Cioè, penso ci siano 16 champ. Quindi. Facciamo prima a scrivermi, porta, compra tutti i personaggi e poi gioca. Portali tutti al level 4 e basta. Sì, ok, mo penso fanno la stessa tattica di prima. Sì. Sono stato ucciso. Cioè, Victor da dietro veramente se le sta a sparare tutto. Ho voluto cambiare personaggio, provare un po' Androx, insomma, mi sa che Victor era niente, meglio. Perché è troppo sbilanciato quel Rukus del cavolo. Fa troppi danni. Fa tantissimi danni ed è immortale. Dopo mi sa, la partita prossima andrò di Victor pure io. Mi sa, io probabilmente proverò. Non lo so, vedremo. Soldato 79, 78. 76 mi pare, 76 mi pare. Che numeri, numeri a casaccio. Oddio, okay, tutti sull'obiettivo, presto. Oh, stanno conquistando. Oddio. No. Io mi sono buttato in mezzo, ma. Oddio. No, mi sa che la vincono. Mi sa che la vincono loro. C'è l'overtime. Beh, facciamo il nostro tech è ancora vivo. Dai, forse. Peccato. Peccato. Vabbè, è stata una buona partita comunque, dai. Neanche troppo in realtà. Ovviamente sto. Ah, vediamo così. Questa big play di. Che era anche a livello 0, quindi magari era uno del first time. Pensate. Guardalo. Cioè, guardalo i colpi. Te premi un tasto e vinci. Guarda! Vabbè, è bella la ulti sua, eh. Sta sparando a casaccio, veramente a casaccio. Madonna. È il massacro, va bene. Porca miseria. Quindi, ragazzi, diciamo, il mio video è finito. Però continuerà nel canale di Krios, quindi. Ok, quindi passate sul mio canale. Ovviamente c'è il link in descrizione. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.